Ciao ragazze, oggi volevo fare un video haul. Ieri sono andata a dare il corso a fare un po' di shopping con mia madre perché sono andata prima all'università per fare il colloquio con il docente e poi ci dovrei andare il 22, è tutto caldo, a fare il test d'ammissione. Non so niente, però vabbè, ci andiamo e ci proviamo. Allora, sono andata a dare il corso, sono entrata prima da Sephora, ma sinceramente non c'era niente che mi interessasse particolarmente. Ho visto che sono usciti nuovi pennelli proprio della Sephora, però vabbè, costavano troppo, io non andavo a spenderci eccessivamente, quindi niente. Mia madre si è presa un fondotinta di quello proprio della linea Sephora, quello compatto, e un rossetto color labbra, insomma. E poi siamo andati da Lush, e da Lush ho ripreso la mascherina di Verita, quella è da 125 grammi, stiamo andando di notte, ragazzi, facendo il ventilatore, sperando che non si senta troppo il rumore. Mascherina preferita, vabbè, la sapete, è una maschera esfoliante alla menta, di questo verdogno, molto profumata, e secondo me è ottima, veramente. Io la applico su tutto il viso, la lascio agire per quanto. Infatti, la dovete sentire quando la applicate, dovete tipo la seccare sulla pelle, quando la si secca, allora dovete risciacquarla. Quindi questa è ottima. E poi mi ha dato un campioncino, per la prima volta da Lush mi ha dato un campioncino della Cosmetic Warrior, è la maschera. Io poi ho cercato qui praticamente sul giornale e vi leggo quello che c'è dentro. Vabbè, dice lotta dura secondo natura contro i brufoli e gli inserimenti della pelle grassa, e praticamente costa 8,25 e ha per esempio uva verde fresca, caolino, uova fresche di gallina ruspante, miele, farina di mais, aglio fresco. Infatti la ragazza me l'ha detto, non profuma quanto la mascherina preferita, però prova a tenerla per 10 minuti sul viso perché è comunque molto buona. Quindi adesso la proviamo e poi vediamo se mi piace, magari quando ho finito questa qui provo quell'altra. Perciò questa l'ho pagata 5,95 e poi sono andata da H&M. Allora, H&M ho preso, che non trovo la foto, ah, ce l'ho davanti. Allora, a 1 euro ho preso questo burro cacao, questo balsamo per le labbra di Hello Kitty, per la confezione. Questo è alla raspberry e lime, e praticamente è giallognolo, capito, ve lo faccio vedere. È trasparente sulle labbra, non si vede, però le ammorbidisce tantissimo, anche se il primo ingrediente è qui presente il paraffinolitum. Non è il massimo, ed è anche uguale a questo qua che avevo già preso, però questo qui me lo voglio portare al mare perché mi piace più. Magari se la sera non so, devo uscire un attimo, così dà proprio un tocco di freschezza sulle labbra. Quello là che avevo già detto è questo qua nero, e penso è uguale, solo che è più grande. Mi piaceva, vabbè, poi è lui che si è stata. Poi, sempre da H&M, ho preso le spugnette perché le ho finite il fondotinta, e qui, che sono, non lo so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spugnette a 1,95 euro. Sono un po' più piccoline di quelle che solitamente uso io, non so come farvi vedere il paragone, sono un po' più leggermente più piccole, però vabbè, ce ne sono di più. Solitamente le pago tipo da Beauty Point 1,50 euro a 2 euro, però sono 4 più grandi, quindi bene o male siamo lì. Poi mi serviva un pennellone da cipria, lo faccio, pennellone da cipria, visto che comunque l'oggetto non mi andava di spendere tanto, ieri ero molto tirchia, perché poi ho fatto vabbè, poi mi devo togliere un altro stucchetto, da voi potete vedere. Ho preso un pennellone che ho trovato, a, questo l'ho pagato, 2,95 euro, quindi eccolo qui, 3,95 euro, e questo qui. Allora, sinceramente, non ho voce, non è malaccio, veramente ragazzi, non è durissimo, perché io quello che usavo da cipria è piccolino, cioè, questo è quello di Sephora, e poi devo dire, cioè, questo veramente, io ho pagato questo pennello doppio, 20 euro, e questo è duro, veramente ragazzi, a me certamente dà fastidio sulla pelle quando lo vado a usare. Questo non è di quelli super morbidi, perché insomma per 3,95 euro neanche l'ho vista qui, però insomma non,
trovo meno fastidioso dell'altro. Io sto comunque peloso, non l'ho ancora usato, quindi non so quanti pela, quanti peli possa perdere, però vabbè, 1,95 euro, dai. E c'era anche il pennellino d'ombretto, 1,95 euro, solo che non l'ho preso, non so perché. Adesso rimane di giornata, ma ce ne vuole, perché non posso caldo. Anzi, no, devo tornare. Devo tornare il 22, però non vado fino a vedere il corso perché è una cosa allucinante a San Pietro. Quindi niente. E poi ho preso l'ultima cosa che ho preso, è stato questo smalto. Io volevo vedere se c'era lo smalto con l'azzurro, che non so come si chiama, però l'ho visto su tanti video, mi piaceva. E ho preso questo qui. Questo, che è questo poi sulle unghie, adesso non fa del caso come l'ho messo, è un blu mischiato a un violetto, è un colore molto strano e si chiama Blue My Mind. Non si legge, no. Vabbè, comunque c'è scritto Blue My Mind. E mi piace molto, solo che, non lo so, è molto coprente, però non l'ho mai provato gli smalti H&M, devo riprovarlo bene, perché comunque ieri l'ho messo con un po' di fretta e quindi non so, non, cioè guardate qui la certificazione, non li vedrete. No, riesco a metterlo, ma non qui. La posso fare? Dai, certo che ce la fai. No, non si vedono. Vabbè, comunque non l'ho messo bene, perché proprio giusto per vedere il colore. E quindi niente, questo lo devo provare un po' meglio, però il colore è bene. Cioè, è particolare, perché io non l'avevo mai visto un colore del genere. Sembra un stendal violetto, quasi, non so. Boh, in questi casi, molto bello. E poi, la schizza che mi sono tolta. Sono andata a Mac. Arrivo lì, no, quella zia del babbino, mi pare. Arrivo lì tutta contenta, l'ho trovata finalmente, chiusa, panico, mi ha creato il panico. E invece no, ovviamente c'è il cartello, stanno ristrutturando e tipo c'è scritto siamo alle vostre spalle, e qui adesso in un negozio di vestiti che sta praticamente di fronte sull'altro lato della strada. E quindi sono entrata là dentro, tipo un labirinto quel negozio, non lo so, non ce l'ho mai entrata, e sono andata là. Ok, e mia madre mi voleva uccidere quando ho preso questo rossetto. Perché 17,50 euro di stesso è tanto, sì, però vado a fare sotto, quindi gli esami mi vengono dati, scrivendo all'università, sono stata brava, un regalino me lo merito, però ho pagato i miei soldi, quindi ho fatto neanche spendere i soldi a mamma. E allora ho preso questo rossetto, è della, si chiama Girl About Town, non dovete vedere, lo faccio da qua, e oddio, devo dire, ah, lo faccio vedere, e, visto l'altro ho preso il creme de nude, che è un colore molto neutro, appunto, poi ho fatto, vabbè, prendiamo un colore un po' diverso. Innanzitutto non c'era tanta roba, gli ombretti sì, i pigmenti, però semplicemente spendere 22 euro per un tubettino così e largo così, no, non mi va. Quindi ho preso il rossetto e questo è dell'Amplified. Cioè ancora non ho capito bene come funzionano le cose della Mac, cioè gli Amplified sono quelli più carichi di colore? No, ditemi se sbaglio, scrivetelo qua sotto. Comunque il colore è questo, sto già sudando il rossetto, è un bel... aspettate che al contrario non sono capace. È un bel, sembra rosso, però è un fucsia mischiato con un rosso. L'ho messo ieri sera, è stupendo e dura tantissimo, proprio tanto, tanto, tanto. È un fucsia bellissimo, secondo me con la pelle abbronzata sta davvero. L'ho preso perché avevo quell'altro della Deborah, il rossetto, solo che quella aveva più dei riflessi, cioè aveva dei sottotoni bluastri, tendeva un po' più a dare dei riflessi diversi. Questo invece è proprio un fucsia puro, che tende leggermente, voi per esempio così lo vedete rossastro, ma tende proprio leggermente, ecco così, è questo colore. Bellissimo, a me piace tantissimo, ieri sera l'ho messo bello, più bello. E sono molto felice di questo acquisto, certo non costa 17,50 euro, ma vabbè, questo è una volta, rimane il giorno a Roma, dai. E ok ragazzi, ho già dato questo, ragazzi, chiunque guardi i miei video, questo video è fatto con la webcam, quindi se non vedete perfettamente, sperando che il volume si senta bene, perché l'altra volta non si era sentito. E niente, vi devo salutare perché sono arrivata a 9 minuti e sto pensando che dopo un po' si blocchi da solo. Vi mando un bacione grande e divertitevi!